Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type-0. Oggi andremo avanti ovviamente con la prossima missione perché, come potete vedere, sono rimasto con queste 4 ore messo lì, senza sapere però cosa fare. È da veramente quasi un giorno che giro tutta la scuola per trovare delle interazioni. E ovviamente anche con altri personaggi non sono riuscito a trovare niente, per cui mi sono rotto decisamente le scatole e quindi vado al posto di comando e vado ad anticiparmi appunto queste 4 ore per poter partire Oscar, subito alla volta della nostra missione. Per cui l'impero ha progettato dei nuovi blindati Magitek e il comando centrale è consapevole di questa minaccia che rischia di mettere in forse i piani strategici del dominio. Il Consiglio degli Otto decide così di distruggere la torre di ricerca e la fabbrica dei prototipi inviando a Milites un'unità speciale, ovvero la classe 0. Per prima cosa la classe 0 deve recarsi a Rokol, nella regione di Iska, dove un agente dei servizi segreti la aiuterà a infiltrarsi. Sì. Quindi dobbiamo conquistare tecnicamente un'altra di queste. Quindi è composto da sensori. Una norma chiamata immune agli attacchi normali. Se riuscissimo a modificare. Perfetto. Quindi dobbiamo modificare questi parametri da questo computer e poi. Va bene, comunque, dobbiamo andare nella stanza, giustamente, nella classe 0, prima di poter partire, perché ci verranno date, penso, le istruzioni generali, come sempre. Ecco, infatti. Gokuro. Va bene, dici tutto. Sorotta yō da na. Dewa hajime yō. Mazu kore o mite morau. Date un'occhiata a questo. Kore wa sō. Hankō sakusen de shokun ga kōsen shita kōkidō hikō heiki da. Chōhōbu no chōsa de hanmei shita koto da ga, are wa mahō shōheki shiken no tame ni tōnyū sareta kitai da. つまり実験機だったってわけね。そうだ。また朱雀侵攻時に使用されたクリスタルジャマーを搭載した魔導アーマーも同様の実験機だったということだ。クリスタルジャマー、高機動飛行、魔法障壁、朱雀にとってどれも脅威となり得る兵器だ。開発したのは白虎第4鋼室と呼ばれる研究機関。その研究機関が過去の数十倍の規模で物資を集め、さらなる実験機の開発を行っていると報告があった。これを見過ごすことはできない。広告領内の軍需工場のうち、このような規模の製造に足る設備を持つ箇所は一つ、ペリシテリウム白虎に隣接した兵器工場。諸君の任務はその工場内への潜入および新型実験機の破壊となる。ペリシテリウム白虎、広告主体の侵攻作戦なのか。いや、侵攻作戦は発令されない。工場への潜入および破壊工作は諸君の単独任務となる。おい、マジかよ。敵地のど真ん中にね。潜入経路は諜報員が確保している。諸君は実験機の破壊のみに集中してくれ。この任務の可否は今後行われるであろう侵攻作戦の要ともなる。すべての力を出し切り、成功させろ。はい。本作戦は敵首都への侵入でもある。作戦開始後は、おいそれと朱雀へ戻ることはできない。必要なことがあるのなら、今のうちにしておけ。以上だ。Se dovete fare qualcosa, pensateci adesso. In che senso? L'impero ha progettato dei nuovi blindati Magitek. Il comando centrale è consapevole di questa minaccia che rischia di mettere in forse i piani strategici del dominio. Il Consiglio degli Otto decide così di distruggere. Ok, per prima cosa la classe 0 dovrà recarsi a Rokol, nella regione di Iska, dove un agente dei servizi segreti gli aiuterà a infiltrarsi. Va bene, quindi adesso, ecco, infatti adesso possiamo tecnicamente andare.
Allora, altre richieste non le devo accettare perché le ho fatte tutte praticamente. Non so se ne ho sbloccate delle altre in questo momento, ma durante il giorno operativo non credo. Solitamente sono sempre dopo, per cui sono abbastanza sicuro e abbastanza tranquillo nell'andare direttamente nella zona che mi compete. E ci andiamo con l'aeronave. Così, giusto per fare un po' i fighi, tanto per il momento Sceso. soldi non ne devo utilizzare da nessun'altra parte, per cui mi va benissimo. Ah, ecco, vedete, adesso possiamo andare in due cittadine, Isca e Migo. Noi dobbiamo andare a Isca. Per cui saltiamo la scena, che tanto non è niente di che, è soltanto il fatto che stiamo arrivando. Olè. Una cosa che invece dovevo dirvi, un attimo, mettiamo in pausa, è che praticamente si è visto un piccolo filmato mentre non registravo, che ovviamente è dato diciamo dalle varie interazioni di gioco per quanto riguarda la malattia di Rem. Ovvero Rem abbiamo visto che è malata e non le resta molto da vivere. Però ovviamente Machina, essendo un suo amico diciamo un suo amico intimo, si è accorto che qualcosa non va e Rem però non gli ha voluto dire nulla a riguardo e quindi Machina si è un attimo indispettito e adesso vuole cercare di capire che cosa sta succedendo alla sua amica Rem. Tutto qua, una piccola parentesi che era giusto riportarvi perché non l'ho registrata in quanto era, ripeto, un'interazione secondaria, però diciamo è stato un piccolissimo filmato di appena un paio di minuti, per cui era giusto riportarvelo perché è mio diritto, cioè è mio dovere più che diritto, è un diritto e un dovere quasi, quello di riportarvi appunto quello che succede all'interno del capitolo. Per cui, se adesso andiamo su mappa generale, noi dobbiamo andare qua nella regione di Isca e la città dovrebbe essere questa. No, questa è Isca, noi dobbiamo andare nella città di Roco, che forse è quella lì là sotto, anche se io quelle città non ricordo di averle mai liberate. Allora, innanzitutto andiamoci a prendere il bel ciocobino. Andiamoci a prendere un bel ciocobino che fa sempre comodo. Lì ce n'è un altro, ma è circondato da due mostri di quelli livello 99, per cui magari, ecco, se si avvicinasse qui. Bene, lo prendiamo alle spalle così, da veri bracconieri. Buono, un altro ciocobo è nostro. Dovrebbe essere questa la città alla quale dobbiamo andare. Accesso consentito solo durante le missioni. Scusa, non siamo in missione. Allora, lì c'è un altro ciocobo. Allora, vorrà dire che la città è un'altra. Ah, ma me la segna lì sulla mappa, ma sono un cretino. Io ogni volta la mappa non la guardo. E che purtroppo non sono. Diciamo, non mi sono. Diciamo, non sono più abituato a questi stili di gioco. Cioè, io sono un tipo che piace esplorare, gira, e quindi non ci ho fatto caso. Comunque, la città è questa. Esatto, Rokol. Quindi entriamo. E adesso ci sono dei negozianti. Vediamo che cosa vendono questi amici. Torta alla panna, carillon. Cioè, ma costano un sacco queste cose. Che tra l'altro non so a cosa servono per il momento. Perché sono regali. Mi servono soldi per dare da mangiare. La classica. Carte aumentano di 9 la potenza offensiva e 10% di PM. Diciamo che le carte che ho adesso aumentano del 10 la potenza fisica, la potenza offensiva, ma i PM non li aumentano. Quindi diciamo che per avere 1 e 1 potrebbe effettivamente. Sì, queste sono armi che comunque potrebbero. Potrebbero aiutarci. Allora, per il momento lasciamo stare. Questa dovrebbe essere la gente. Io sono Nagi.
non funziona lo spazio aereo, quindi non potrete contattare le aeronavi. Ok. Muoversi con i Chocobo è fuori discussione. Va bene, non penso di dover fare altro, per cui possiamo direttamente partire. Sì, partiamo direttamente. Ah, addirittura siamo noi che adesso siamo... ci possiamo muovere con il blindato. Ma ancora bisogno di manutenzione. A causa dell'eccessivo consumo di carburante sarà necessario rifornirsi utilizzando i serbatoi lungo il tragitto. Ah, quindi devo fare un percorso... Perfetto, quindi devo stare anche attento. Oddio, ma ci sono anche dei forzieri qua. Aia. Cibolio filizzato, fascia Virtus. Qui c'è un carburante, per cui possiamo andare avanti per un bel po'. Qui c'è un altro forziere. Ragazzi, immaginavo una corazza antiproiettile. Immaginavo una cosa simile, ma non sospettavo minimamente. Più che altro devo stare attento, perché ricominciare da capo probabilmente implica anche il perdere tutti questi forzieri che stiamo prendendo adesso. Comunque non dovrebbe essere difficile, perché la cittadina è qua, se non sbaglio. Cioè, proprio è questa. E tra l'altro sto... Infatti è qua, quindi va bene. Facciamo una piccola esplorazione, perché tanto la possiamo, ce lo possiamo permettere. Lì tra l'altro c'è un altro serbatoio, proprio per andare a folleggiare. Anche se non c'è nient'altro, credo, da prendere. A meno che dentro la foresta si nasconda qualcosa, ma non credo. Non credo ci siano dei forzieri qua dentro. Almeno spero di no, perché sarebbe da infami. Da questo lato non c'è nulla. La telecamera fa un po' quello che gli pare. Va bene, direi possiamo tranquillamente entrare, perché non c'è nulla da... Sì, dirigiamoci alla fabbrica. Ventilazioni di cibo liofilizzato, una fascia respingente, piastra antiproiettile. Benissimo, scegliamo chi mobilitare, ovviamente tutti. Modifichiamo l'equipaggiamento. Questa aumenta la potenza offensiva, questa potenza del gelo. Ecco, questa aumenta le resistenze ai proiettili, e io direi che ci può stare. ...10% resistenza agli impatti... ...25%... ...madonna mia... ...25% resistenza ai proiettili... ...allora aspetta... ...questo è decisamente meglio... ...a 5 mettiamo la stessa cosa... ...30 la difesa fisica... ...e 10% resistenza ai proiettili... Vabbè, del resto va bene così. Non c'è bisogno di modificare l'equipaggiamento. Scegli una risposta. Triade Esper su Zaku. Procediamo con questa formazione. Rinforzi dall'Accademia. Dall'Accademia, se dobbiamo essere precisi. Li accettiamo. E cominciamo questa nostra missioncina. Oddio.黒子だぜ。ああ。しかしここんところやけに搬送量が多いな。なんか変わったもんでも作ってんのか。さあな、余計なことを気にするな。まあ何にしてもさっさと戦場の方へ行きてえぜ。ああ。よし、通っていいぞ。お、じゃあな。
Recitiamo abbastanza bene. さてと、俺が案内するのはここまでだ。この先が工場施設、そこからは自分たちで何とかしろってこと。必要な情報はモーグリに渡してあるし、ほんのちょっとのアフターサービスはしてやるさ。じゃ、検討を祈ってるよ。クリスタルのご加護がありますように。 Ha solo inciampato. Perfetto. Sfida per il leader. Infiltrati senza farti scoprire. Proviamoci. Cambiamo il leader però, così. Quindi oddio! Ah, ma allora... Ma non ho capito, cioè come... Cioè se io ho attaccato quello era... Ma quello era un serbatoio tipo. Peccato, forse dovevo soltanto... Oddio! Si cambia rotta. Oddio. Ah, proviamo questo su Zaku. Cos'è? Non ho idea di che cosa sia questo su Zaku. Beh, fortuna che mi appare il coso letale, almeno. Sì, ma qua mi sa che... Questo su Zaku. Ma qua mi sa che i mostri arrivano all'infinito, quindi meglio darsela a gambe.
Proseguite verso nord. Oddio. Non siete abbastanza abili per affrontarlo. Procedete. Oddio. Madonna, ma che cazzo. Livello 79. Scappa, scappa, scappa. Mamma mia. Anche quella è morta. Andiamo giù con questa squadra. Benissimo. Diciamo che è particolare la situazione. Allora, non attacchiamo, visto che comunque ci scoprono questi. Dovrete ispezionarle tutte. Allora. Oddio. Qui ci sono. Attenzione qua. Oddio. Qua cosa c'è? C'è qualcosa da raccogliere, però non me la fa raccogliere. Anche qua non me la fa raccogliere. Non me lo fa prendere. Non me lo fa prendere. Vabbè, ci siamo fatti scoprire però. Vediamo se ora me le fa raccogliere. Ora me le fa raccogliere, ma porca miseria. Cioè, mi devo fare scoprire per. Non ha senso. Cioè, mi sono dovuto fare scoprire per andare avanti. Madonna, ho fatto scattare l'allarme.
Non si può. Ha detto scienziato. Niente, mi sa... Oddio. Mi sa che questo gameplay non lo capirò mai. Stiamo riducendo quindi le capacità. Dovrebbe essersi indebolito un pro. Ok. Provate anche negli altri laboratori. Andiamo. Proprio neanche il tempo di potermi muovere ho avuto. Che casino. Almeno battaglia terminata. Ah, l'acqua adesso è sbloccato, perfetto. Ecco, qua stessa identica cosa, per cui togliamo. Ecco, cerchiamo di non fare i beceri. No, ah, qua allora è la parte finale, perfetto. Così lo sappiamo. Quindi devo continuare a cercare allora. È rischioso, attenzione. Bene. Oddio, cosa ho combinato? Fermo. Non fare cagate. Allora, dovremmo scendere da qua, esatto, e andare verso quella zona. Qua stiamo attenti. Perfetto. Qui stiamo attenti. Qua c'è l'altro laboratorio. Porca miseria però. Cioè, come devo fare? Cioè, neanche il tempo che li riesco a raggiungere già hanno fatto quello che devono fare. Oddio. Va bene. E anche questo è fatto. Proviamo negli altri laboratori. Va bene. Allora, andiamo di qua. E andiamo di qua. Oddio. Madonna, mi sono spaventato che quelli potessero essere raggi laser che mi facevano scoprire. Ma mi sa che non ci posso andare. Ah no, ci posso andare. Perfetto.
Qua stiamo attenti. Oddio. Non ero convinto mi avesse scoperto. Dov'è la... Madonna. Bene, ho ottenuto una tessera da laboratorio. Ma questo devo batterlo da qui, perché sennò... Benissimo. E adesso modifichiamo. Adesso potete trovare i suoi punti deboli. C'è un vestigio. Ah. Beh, vabbè, approfittiamone. Risalviamo anche qua dopo aver fatto tutto questo ambaradan di roba. E proseguiamo. Non penso ci sia qualcosa da raccogliere qui. Quindi forse già sanno che siamo dentro. Ci sono soldati che si sono arresi? No, questa è Rem. Devo andare di qua. Oddio, ma qua non posso passare. Come faccio? Ah, da qua devo andare, infatti, perché... Quello è sceso da là direttamente. Ore-sama ga kita ze.
E mi ha colpito lo stesso. C'è ancora qualcuno però, sento. Forse no. Stiamo attenti. Qua non mi fanno passare. Ecco, c'è ancora qualcuno. Esatto. Adesso ci fanno passare. Mi sembrava strano. Aspettate che qui c'è il capitano. Qui uno. Fatto, guardate come, guardate quanti ne becco. Beh, non c'è nessun altro, andiamo avanti. Benissimo, qua mi sa che siamo di fronte a un bel bossicino. Ho questa impressione. Bene. Aia. Donna sta telecamera che si gira da sola. Scappate. Ma questo era, cioè me la, era inevitabile questo. Oddio. Grazie, gentilissimo. A saperlo cambiavo leader. Allora, dobbiamo andare, dobbiamo proseguire ancora. Madonna mia. Hey!
È figo però da usare King. Oddio. Madonna, alle spalle mi ha preso. Ma non vorrei che anche qua i soldati arrivano all'infinito. Ah, qui c'è qualcosa da raccogliere. Che non mi fanno raccogliere. Ah, ma c'è il sergente. Guarda. Oh, un soldatino che si è arreso. Allora, di qua. Ce n'è un altro mitragliere, mi sa. Ma noi, a noi non ce ne frega un cazzo. E ce ne andiamo avanti. Olè. Allora, salviamo. Beh, non pensavo durasse così tanto questa missione, effettivamente. Ma mi sa che qua ci siamo. Ah, proprio così. Benissimo. Addirittura colosso. Madonna. Non me lo devo usare più il Suzaku. Scappa. Scappa, madonna mia. No, non me l'ha sparato. Ma va a cagare, non gli ha sparato. Sì, che non gli ha sparato. Ops.
Ma cos'è sto Suzaku? Cioè l'ho premuto ma non mi ha fatto niente. Sì, ma mi ha colpito, non l'ho visto. È sempre che deve ricaricare. Dai, ma che sfiga però, è la terza volta. Assurdo. Ah, addirittura due sono. Ah, vabbè, bene. Però se batto questo la facciamo finita, quindi mi conviene. Porca puttana, ladra. Un euforizzante. Ce l'abbiamo fatta però. Tenente colonnello. Madonna quanto mi ha tolto. Sì, ma mi sciottano. Cioè, ma mi sciotta, va, guardalo. Ma che cazzo? Cioè, quanto mi toglieva quel tizio? Battaglia terminata, ok. Sì. Siamo messi malissimo. Anche perché... diciamo che il livello della missione giustamente era livello 22, se non ricordo male, 22-24. Ma il problema è che se io esco per allenarmi poi e rientro per sbaglio, poi non posso allenarmi più. Quindi ora io arrivo qua con un boss di cui non ho cosa fare. Quanto m'ha tolto?
Oh, finalmente con la magia lo posso colpire. Cioè, pazzesco. Veramente ridicola sta cosa. やるしかないようですね。せつ。久しい。幾年ぶりか。お前は感じないのか。 何を。行く末さ、傑は傑らしく踊ろう。その意志のもと。うん。そう、時が巡ってきた。 È di nuovo giunta l'ora. Livello 142. Vabbè. Non mi dire che devo rifare anche il boss perché stacco tutto. Ah, missione compiuta. Cioè, sono morto, però. Giustamente, tempo impiegato 45 minuti. Ma sì, ma è normale. Cioè, quel boss veramente è impossibile da fare. Sì, ma tu chi sei per dichiarare? ずいぶんと古い協定を持ち出したものだ。それも女王自らご登場とはな。あの者の言葉、嘘ではなかったということか。 待て。やめろ。ミリテス、コンコルディア、ルブルムはファブラ協定の発動により一時的な休戦状態となった。協定違反は状況の例外なく処刑だ。処刑？ちょっと待て。協定の発動、休戦？スザ君が受け入れたってのか。 もうここで戦っても死闘になっちゃうよ。くそ！何なんだよ！ Ma un po' strana sta situazione. Capitolo 4, inizio. Saigo no jōu, uyū ni kisu.
quindi noi adesso ci troviamo lì. Nella cittadina.私たちの身分を証明して引き取るために白虎まで来たわけじゃないんだろ。カリア院長は停戦条約に向けた会談に臨むべく、ここ白虎に滞在している。私は随伴員だが、諸君の指揮隊長でもあり、状況の説明と指示を行う義務がある。隊長、質問の許可を願います。なんだ。 スザク議会は俺たちの作戦を理解していたはずです。なぜ停戦会談に同意したのですか。広告がスザクに対する全面的な情報を条件に出したのだ。そうなれば議会が拒否する理由はない。何センス。俺たちは新型実験機の破壊に成功してたんだ。そんなのは時間稼ぎに決まってる。広告から条件提示が行われたのはその前の段階だ。 侵入作戦中だった諸君への連絡が後となっただけのこと。広告に裏がないって議会は本気で考えているのか。他国の思惑がどうあれ、条約が締結されればこの戦争は終わる。他に質問はあるか。会談が終わるにはまだしばらくの時間がかかる。作戦の疲れも残っているだろう。 諸君はここに一泊し、明日スザクに帰投すればいい。明日の午後までは休暇扱いだ。軍事区域外の行動は許可されている。広告の首都に来る機会などはそうはない。市内を回ってみたらどうだ。そうします。候補生としての立場を忘れず有意義に過ごせ。以上だ。 Quindi possiamo tecnicamente esplorare. E per le missioni come verrà? Sì. Boh, vediamo. ではありません。楽になさい。そうですね。あなたは総理なの。失礼しました。私はアンドリアカヤトランカファムフォーチュリオ。おっ、ディオ、変な。総理夫より会談の立会人として 百歩に参りました。声が大きいです。総理の女王、マジかよ。こら、城から出るなんて聞いたことねえぞ。よその国で会ったことあるやつなんて世界でも一握りでしょ。女王陛下が一体何をしに。 わかっています。休戦に不服ですか。いえ、はい、納得できません。広告はルブルのクリスタルを踏みにじった。手を結ぶことなんて考えられない。その思いはクリスタルの意思に反しています。 私たちはクリスタルに忠誠を誓いました。一度も裏切ったりなんてしていません。なぜ意思に反しているなんて言えるんですか。私にはクリスタルの心を伝えてくれる友がいます。竜に選ばれた者は彼らと心を重ねます。そして 竜はクリスタルの化身。私たちはクリスタルと心を重ねているのです。この停戦がクリスタルの望みとおっしゃるのですか。広い視野で見なさい。クリスタルの望みは互いの均衡、
傾きのない世界、あるべき形の世界、戦いだけでは作れない未来もあるのです。その意味を理解しなければフィニスの導きを自らが担うことになりますよ。なぜ俺たちにそんな話をする？あなた方は私が見た最後の歯車だからです。あなた方の歩む道に光があらんことを。そしてCioè, ha detto qualcosa senza dirlo. 結局何しに来たの？マキナ、女王は最後に何と言ったのですか？いや、よくわからないんだ。選択がどうのとか、わけがわからない。しかし、均衡とはどういう意味だ？何もするな、何も起こすなってことなのか？それがクリスタルの真意かどうかなんて私にはわからないよ。竜となんか話せないもん。でもクリスタルが戦いを望まないなら、私たちは何のために戦っているの？ Beh, effettivamente due domande me le farei anch'io a questo punto. Forse dovrei uscire anch'io come gli altri. Ho paura. Lei l'ho consigliato 23. Gambarona. なんだか疲れちゃった。顔色が悪いな。今日はもう休んだ方がいい。俺もここにいるから。いいよ。外気になってるでしょ。でもありがとう。やっぱり優しいマキナのまんまだね。別に広告なんて見て回ってもしょうがないしさ。それだけだよ。さては照れてる？そんなことが言えるなら元気だな。ちょっとだけここで休憩するね。なあ、俺も少しだけ休憩するよ。Bene, hai ottenuto un elisir. どうしたの？考え込んで。なぜ我々にこの部屋をあてがったのかと思いまして。窓には格子、入り口は一つ。そして、お客さん用の部屋なんじゃないかな。水も流れてて気持ちいいよ。そうですね。うん。Un po' di sospetti in giro, eh? 面白くないね。私らはさっきまで戦争してたんだぜ。なのに休戦したから敵地で待機。んなアホらしい命令聞いたこともないよ。E anche questo non è da escludere。Allora, se noi vogliamo uscire dobbiamo parlare con la guardia. Però, dato che comunque già sta puntata è stata abbastanza lunga, io direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito l'episodio e ci vediamo alla prossima.